Assolutamente. altro vince. E adesso chiamiamo L'acrobata delle parole. Paolino. Paolino. Eccomi, eccomi, eccomi qua. Buongiorno. Voi che dite che io faccio l'intellettuale, io sono un assistente bagnanti che salva le persone. Ho un diploma alla fin e un baule lì dietro, che è il mio baule della felicità, nel quale io metto tutte le piccole cose e dalle quali tiro fuori il mio amico, il delfino, perché per me la felicità è nuotare con un delfino e caricarmelo sulle spalle e andare avanti. Ma facciamo la classifica, ragazzi. Stasera, the winner is il dottor Zuccarino, detto anche Zuccherino. Che perché fra il Missouri e il Mississippi, e voi non sapete che difficoltà è vivere nell'Ohio, si fa l'impossibile per inseguire la felicità e darla a voi. Allora, metterò una buona parola a Trento, perché voi non sapete, io ho un avo santo a Trento, per cui quando arriverà a Trento troverà i miei attacchi in paradiso. E poi lui, invece di essere portato alla Neurodeliri, la Neurodeliri l'ha studiata, invece la Neurodeliri porteranno me. Poi Cinzia, Stefano e Letizia, che vincono ex aequo, una tripletta vincente. La felicità si prova nel fare, nel vedere fare le cose. Gli istanti di felicità sono importantissimi. Come non parlare di Andrea Pirlo, un uomo che non deve chiedere mai, come quelli delle camicie, e ride solo quando non viene inquadrato dalle telecamere e riesce a fare inginocchiare gli uomini di fronte a sé. Guardate Caschetto all'ONU in ginocchio davanti al suo mito. Poi Andrea Caschetto. Beh, Andrea Caschetto, insomma, Andrea Caschetto io lo amo perché è l'unico che si è laureato vestito da Luigi XIV, è l'unico che non avendone bisogno si è portato dietro una sedia a rotelle per tutta l'Argentina. Guardate che meraviglia era il giorno che si è laureato. Io ero un suo professore e ho detto, questo diventa sicuramente famoso e più famoso del re Luigi XVI. Poi c'è Sara Doris, la felicità che ispira, la felicità che vale la generosità, la felicità che sbanca la banca. Detto e fatto, donate, 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 donate. Come ha detto lei, anche 5 euro fanno la differenza. Per cui mettete mano a sto portafoglio. Poi c'è Massimo Mauro, Alberto Fontana, che conducono sulle ali della felicità come sulle ali della musica. Ma è come fare un po' la Vispa Teresa che saltella e dice l'ho presa sta farfalletta. Allora, Vispa Teresizzatevi tutti. Immaginate dove trovarla questa vostra farfalla della felicità. E la felicità è sorridere nonostante i sassolini in tasca o nella scarpa, come dice il buon Jovanotti. E poi, come diceva Baldassare Castiglione, cari signori, l'uomo che ha inventato la sprezzatura, cioè che vuol dire ridi anche quando non ne hai voglia, no? Insegnò alle ballerine a sorridere anche quando stanno sulle punte dei loro piedini che sanguinano. E guardate, Degas, che lezione di bellezza ci ha dato con le ballerine che stanno sulla punta. Poi siamo noi, è la felicità, il tempo di non avere tempo, dell'essere fuori tempo, e non dimentichiamoci di tendere la mano anche a ciò che ci sembra di non potere amare. Come diceva il mio amico e grande raffinato Quentin Crisp, che per essere se stesso vestì i panni di Elisabetta prima d'Inghilterra. Quindi siate pronti a cambiare abito. Non sediamoci ad attendere la felicità, cerchiamola, come dice Benigni, che di felicità se ne intende. Allora, ho pensato a tre consigli per beccare questa felicità. Smettetela di criticarvi, che gli altri vi amano, non perché siete belli, voi siete belli proprio perché loro vi amano. Questa l'ho un po' rubata a Marzullo. Una volta a settimana insegnate gratuitamente a qualcuno ciò che sapete, quello che date agli altri, lo state dando a voi stessi. Fidatevi dell'intuito e cambiate strada. Questa è la terza regola.
ogni volta che capite di doverlo fare. La felicità non è un esame per la patente. Ebbene, 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 ricordate, noi non possiamo fare a meno della felicità, ma la felicità non può fare a meno di noi. Mi raccomando, stasera fate sogni felici. Io e il mio amico Delfino vi salutiamo. Baci. Ciao a tutti. Alberto, anche una parola in più sarebbe di troppo. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao a tutti.